Buonasera, buonasera a tutti gli amici e questa sera ci divertiamo, eh? Vi aspettiamo, ne avevamo parlato anche fra di noi, vediamo un attimino, mi sembra che questa sia una cosa veramente interessante, però invece della consueta intervista mi sono detto, ma perché non farvi parlare loro e soprattutto far parlare Simone che sicuramente sa anche meglio di me. Dai, tocca a te per la presentazione di tutta la serata e dei ragazzi soprattutto. Innanzitutto è un onore essere qui nello stand di Radio Libre Agliana, è bellissimo, siamo completamente a nostro agio, io con questo microfono di solito sono abituato al gelato, questo diciamo che è imponente. Non faccio battute, le faranno loro le battute perché questa sera è una serata di stand-up comedy. Finalmente la comicità, quella moderna, arriva a Carabattole, arriva con quattro comici toscani della nuova generazione e siamo contenti di tenerli a battesimo. Abbiamo Daniele Angeli, Lorenzo Russo, Matteo Picardi e Andrea Gambassi, quindi l'applauso ve lo fate da soli se ve lo volete fare, ma non volete fare interno, no? Perché questa a parte Daniele Angeli, fanciulli, perché questa sera rideremo, ma vi faremo anche riflettere. Sicuramente, perché è un po' questo quello che vuol fare la stand-up comedy. Allora, partiamo da quello più vicino anche geograficamente, perché lui è di Cassini. Cassini. Esattamente, Cassini, Quarrata, sì, è una metropoli, giustamente, quindi pistoiese, ma soprattutto è una metropoli vissuta, c'è tanta vita. Sta suggerendo, dici, rispondi. Scusi, è vero. No. Una metropoli Quarratina, c'è Cinghiali, c'è, che voi volete, venite a Cassini. È come Roma, no? C'è Cinghiali, come Roma. Sì. Lorenzo Russo, direttamente da? Direttamente da Sesto Fiorentino, non ho capito se è il modo di fare in radio che tutti parlate in questo modo e allora mi ci metterò pure io. Però sì, vengo da Sesto Fiorentino, dico Firenze perché sono una persona civile e suona un pochino meglio, però sono molto contento di essere qui ad Agliana. Bene. Allora, poi abbiamo Andrea Gambassi. Sì, no, io mi scuso ma non posso davvero parlare se non in presenza del mio avvocato e spero capirete, grazie. Mi dica da dove viene. Mio malgrado da Firenze. Solliciano. E poi Matteo Picardi che invece vengo da Prato, quindi mi addentro in questi territori un po' più ostili, però anch'io non posso parlare se non in presenza dell'avvocato di Gambassi, il solito, lo condividiamo, quindi niente. Allora, stasera è una serata di quelle bellissime, ripeto, sono quattro giovani comici toscani, abbiamo bisogno della comicità toscana perché ci siamo rotti le scatole della comicità romana, questo lo dico e dai e basta, è così, lo potevo dire? Lo posso dire, mi prendo tutti i rischi e dai e basta, ci avete rotto, arrivano i toscani, ci sono sempre stati, questi sono quelli della nuova generazione, sosteniamoli e seguiteli sulle loro pagine Instagram e via dicendo. Facebook non funziona più, ma no? Infatti no, è pevecchi. Perfetto, grazie mille. Questa cosa va su Facebook, sono sicuro. Perfetto, era quello che volevamo questa cosa qui. Grazie mille, ce ne siamo giocati tutti, bravo Daniele. Allora, vi posso dire che anche mio figlio dice uguale quando io guardo. Vabbè, lasciamo perdere, ragazzi, vi ringrazio veramente, vi lascio allo spettacolo, grazie mille di essere stati con noi, vi siete presentati, lunga vita e lunga fortuna. E viva Radio Libre Agliana, bravi.